Il 25 novembre per la Regione Emilia-Romagna è l'occasione per fare il punto su tutte le politiche messe in campo per contrastare la violenza sulle donne. Abbiamo approvato il primo piano regionale antiviolenza, che è un piano costruito con tutti gli attori della nostra rete territoriale. Centri antiviolenza, associazioni, enti locali, la rete sociosanitaria che quotidianamente lavora per proteggere le donne. E abbiamo realizzato un bando, il primo bando regionale, che attua le azioni fondamentali di questo piano. Lavorare sulla protezione delle donne in emergenza e aiutarle ad uscire dai percorsi della violenza alle donne attraverso percorsi di autonomia, anche occupazionale e lavorativa, e lavorare moltissimo sulla prevenzione, che significa educazione e formazione a partire dalle scuole. Quest'anno poi vogliamo sostenere maggiormente anche i progetti rivolti agli uomini autori di violenza e lavorare per far sì che i minori possano essere protetti attraverso anche protocolli che abbiamo sottoscritto con il Tribunale dei Minori. Sono circa 3.000 le donne che quest'anno si sono rivolte ai centri antiviolenza. Sappiamo che è un fenomeno trasversale che può riguardare donne di qualunque contesto sociale e che circa l'80% di questi fenomeni riguardano contesti domestici, contesti familiari. E allora dobbiamo monitorare il fenomeno e da quest'anno realizzeremo anche l'osservatorio regionale per far sì che la valutazione dei numeri in ogni territorio ci permetta di mettere in campo anche nuove azioni di contrasto alla violenza.